per repliche. Due soli minuti, perché avete aperto dei fronti incredibili. Oggettivamente su qualcuno mi sento più preparato, su altri meno, ma è così, perché... Però insomma, per rimanere nel campo mio, Meluzzi parlava della comunicazione. Sì, è vero, noi dobbiamo imparare a comunicare quello che facciamo. Dobbiamo imparare ad essere più presenti, dobbiamo riuscire... Non è facile parlare di cose specifiche. Cioè, se io vado in televisione a parlare della Mafia Capitale o dell'Expo e parlo così delle cose sulla corruzione, ha un impatto. Se mi metto a parlare della giustizia civile, l'audience crolla, ed è un problema di gestione. Se voi avete visto il messaggio che ha fatto Renzi sulla corruzione, lui prima di fare il messaggio siamo visti io, lui e Andrea Orlando, e lui giustamente ha detto: devo dire tre cose. Purtroppo le cose che gli dicevamo io e Andrea, cioè su alcune cose più tecniche, su come si avviene la confisca, non le posso, cioè le diremo, non passano, perché dobbiamo essere proprio... Aberrante come sistema. È aberrante, ma è così, perché se tu guardi talk show, comunque guardi le trasmissioni, e purtroppo non riesci a spiegare in poche parole, per cui l'importante è dare dei segnali, però bisogna fare, come qualcuno poi ha detto, anche delle tecniche di approfondimento della distribuzione del materiale, soprattutto i circoli attivi che funzionano. Allora, noi qui siamo in Emilia Romagna, io vengo dalla Toscana, quindi noi siamo fortunati, e purtroppo tutta Italia non è così. No. Io ho girato un po', ma delle volte veramente ti cadono le braccia, eh. Quindi, però ecco, dobbiamo avere la forza di essere bravi nel comunicare le cose. Su questo sarà un impegno che la segreteria dovrà avere. Dico soltanto alcune cose sulla moralità Mafia Capitale, Buzzi, eccetera. Io mi faccio una domanda. Io non c'ero alla cena a Roma, era a Mantova a fare un'iniziativa quella sera, però si può discutere se sarà giusto o non sarà giusto. Abbiamo tanti dipendenti, non siamo a livello nazionale, non siamo in condizione di mandarli in cassa integrazione o di licenziarli per motivi ovvi, perché insomma è ovvio che è sempre difficile mandare a casa le persone. La legge è stata questa, sbagliata o non sbagliata, però adesso siamo in questa situazione. Quindi queste cene sono state fatte per evitare di mandare in cassa integrazione le persone. Come è stato fatto? Per lo meno quanto ne so io, è arrivato anche a me l'invito, è quello che ai dirigenti del PD e ai parlamentari di invitare delle persone. Ora, è vero, c'era Buzzi, nessuno all'epoca poteva immaginare, o perlomeno chi non era forse di Roma, chi non lo conosceva proprio bene, o che soggetto potesse essere, però di chi ci si deve fidare se non dei parlamentari del PD e dei dirigenti del PD? Cioè, diventa un problema, cioè io ieri sera sono stato invitato ad una cena, così parlando ho detto: ma quei signori lì chi sono? Perché ti viene la sindrome, no? Perché diventa difficile, no? Per cui ecco, obiettivamente io riconosco che bisogna stare molto attenti, però vorrei anche partire da un fatto che comunque in tutti c'è la buona fede, insomma, voglio dire, anche nelle persone che avevano a che fare. Cioè Buzzi non nasce oggi, Buzzi lavora da 20 anni con il Comune di Roma, con le strutture di Roma, e nessuno se n'era accorto. Ci sarà stato certamente qualcuno che forse aveva annusato e non ha avuto il coraggio di dire nulla, e qualcuno sicuramente sarà stato in totale buona fede. Il partito, io vi dico, sono stato, finché non sono entrato in segreteria dall'Assemblea Nazionale dicendo, sono stato nella commissione di garanzia. La commissione di garanzia del partito ha la necessità per funzionare, se anche le commissioni di garanzie provinciali e regionali funzionano, perché la commissione nazionale fa un po', tra virgolette, da corte di Cassazione, no? Arriva come ricorso gerarchico. Il problema è che devono funzionare. Qual è l'elemento reale, ma che non è solo nel nostro partito, per cui difficilmente funzionano? Allora, a livello locale spesso si mischia l'apparato politico con chi invece dovrebbe giudicare, invece dovrebbero essere cose totalmente separate. Ma poi soprattutto siamo nella commissione di garanzie, siamo dei giudici ma non abbiamo i carabinieri.
perché è impensabile che in un partito ci sia la necessità di chi fa le indagini all'interno del partito. Però ci vorrebbe il commissario del popolo. Ci vorrebbe veramente, qualcuno lo ha detto, qualche volta avere più coraggio. Cioè la politica arriva prima della magistratura. Se io annuso qualcosa che non funziona, devo avere il coraggio, anche se è un soggetto che ha un pacco di tessere grosso così, di dirgli: guarda, ti chiedo perdono, ma non ti puoi candidare. Punto e basta. Noi ci siamo trovati, e ora qui non so, questo, lo dico lo stesso, io sono in giunta autorizzazione, ho votato per l'arresto di Franco Antonio Genovese, che all'epoca non era indagato quando è stato messo in lista, ma forse se non l'avessimo messo in lista, forse ci saremmo tolti un problema. Punto. Questo è il problema, per cui obiettivamente bisogna stare molto, ripeto, è facile parlare per noi che siamo in Toscana, in Emilia, non pensate, Andrea lo sa perché anche lui gira, anche lui sa che purtroppo tutta l'Italia non è uguale, per cui tutta questa bella partecipazione, queste discussioni che sono bellissime perché ti fanno vivere, insomma, senti che il partito c'è, che il partito ti segue, il partito che quando ti rivolge a qualcuno, sai, purtroppo, ecco, bisognerebbe fossero fatte un po' dappertutto. Sulla segreteria, qualcuno ha detto la segreteria non si sente, noi cerchiamo di fare quello, ognuno nel proprio campo. Io vi posso dire, sono venuto anche in Emilia per la campagna elettorale, ho fatto Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Faenza, insomma, dove sono potuto andare, ho incontrato magistrati, nel mio settore naturalmente, ho incontrato avvocati, ho fatto dei pranzi con i colleghi avvocati, ho incontrato da qualche parte anche i mediatori, ho incontrato quelli dell'archivio notarile, cioè, però bisogna muoversi. Il problema è che oggi la comunicazione personale viaggia in modo molto più lento rispetto alla comunicazione televisiva. Ecco perché, torno a quello che dicevo prima, bisogna attrezzarsi e stare. Vado veloce. Sul problema del tesseramento della Puglia, non so chi l'ha detto, Cavazzoni l'ha detto. Quella di Renzi fu una... No, fu una denuncia! Cioè, io non so come tu l'avevi presa, ma lui lo disse arrabbiato. Cioè, fece l'esempio della Puglia e della Campania. Ma non disse poi che Emiliano si deve dimettere? No, vabbè, quello non è che il segretario nazionale del partito può far dimettere un segretario regionale. Però anche in Campania lui fece l'esempio della Puglia e della Campania, e lo fece proprio per denunciare questo fatto. Non è che lo disse perché era contento di vedere, anzi, perché c'era venuto fuori la polemica sul tesseramento. E in quei giorni fu fatta, ti ricordi, Andrea, Guerini ci disse quando si cercano calate le teste. E lui lo disse proprio in questo senso, disse: non si può andare a stare dentro un partito solo quando ci sono le... Quindi siamo completamente d'accordo su questa roba. Corruzione e mafia, bisogna utilizzare lo stesso sistema. Quello, come si combatte la mafia, si combatte la corruzione. Ecco perché io oggi finalmente anche Alfano ci ha detto che possiamo mettere la norma sui collaboratori di giustizia anche per quanto riguarda la corruzione. Ecco, noi l'avevamo già detto, meno male qualcun altro ci è venuto dietro. Noi siamo perché si applicano le stesse cose, perché come si inserisce la mafia nella società, così si inserisce la corruzione, e oggi purtroppo sappiamo che le cose sono spesso molto collegate. E quindi quando Pignatone ci dice che è il procuratore di Roma, ci dice che si tratta di reati di mafia, ha ragione, perché la mafia vuol dire, non è l'intimidazione, non si fa solo attraverso la lupara, ma si fa anche attraverso altri sistemi che sono quelli che abbiamo visto negli atti di indagine che ci hanno dato. Scusa, però come non avete messo il falso in bilancio? No, certo, chi l'ha detto che non c'è? Non è? Sì. Guarda, se tu prendi... Fermo, te lo spiego subito. Com'è che i comuni e gli enti non vanno, smettono di fare le gare al massimo ribasso? Com'è che gli appalti li danno di affidamento diretto se sotto una certa soglia di... Ti arrivo a tutti. Questi sono il problema è che... pubblici, fate in modo che riescano a girare, in modo che non si attaccano le mani alle scrivanie. Perfetto. Questi sono gli atti che dovete fare per la corruzione. Allora, due cose, te le spiego subito. Per quanto riguarda
la cosa che dicevi, è chiaro che devono andare in parallelo, e l'ho detto prima quando ho aperto, quando, mentre parlavo, l'atto penale, il codice penale non può essere l'unica salvezza contro la corruzione. Tu devi avere il doppio binario sulla pubblica amministrazione, controllo sulla pubblica amministrazione, controllo sui funzionari, no, normativa nuova sugli appalti. Cantone sta facendo un grande lavoro e vedrai che il lavoro di Cantone poi sarà recepito, perché sta facendo non solo il controllo ma sta dando una mano anche per la stesura delle norme, e dall'altro appunto ci deve essere il codice penale. Sul turnover dei funzionari siamo pienamente d'accordo, chi non l'ha fatto vuol dire che ha sbagliato. Sul falso in bilancio ti dico che nel disegno che è già incardinato al Senato, scusate, cioè già incardinato al Senato c'è il falso in bilancio, quindi se tu vai sul Senato e cerchi l'ultimo disegno di legge arrivato al Senato sulla criminalità organizzata ed economica, c'è anche il nuovo, e ci sono anche le fattispecie per le quotate in borsa, è diversa da quelle non quotate. È un atto delicato, però finalmente noi reinseriamo la punibilità per il falso in bilancio. Tieni conto che il falso in bilancio, perché ha a che fare con la corruzione? Perché con il falso in bilancio si creano i fondi neri. È ovvio, no? Che quindi è un serpente che si morde la coda. Se non lo interrompi, è ovvio che non puoi, se non stoppi il falso in bilancio, non puoi nemmeno coprire sulla corruzione. Però ecco, su questo io vedo e sono contento, perché su questa cosa della giustizia noi ne abbiamo discusse. Ripeto, sul Jobs Act c'è stato da discutere, sulle altri tipi di riforme ci sarà da discutere, però per quanto mi riguarda sono contento, perché dove io vado sento che da parte degli iscritti e degli elettori del Partito Democratico c'è una grande sensibilità su questo, e noi dobbiamo cercare di fare il meglio. Io su Bologna non entro in merito, su Bologna, sulla regione, su quella, perché non è competenza mia, è guai, però vi posso dire una cosa: è vero che i consiglieri regionali dell'Emilia Romagna in qualche cosa hanno sbagliato, perché se no non sarebbe successo quello che è successo, però nessuno dice che l'Emilia Romagna è stato il primo consiglio regionale che ha abolito i vitalizi, e i consiglieri regionali, quasi tutti del PD, hanno rinunciato ai vitalizi. Per cui quando mi si dice che un soggetto che ha fatto un pranzo per 3 o 4 o ha sbagliato per 3 o 4 mila euro perché magari un funzionario gli ha detto questa cosa la puoi fare, perché io voglio partire sempre dal fatto che le persone sono in buona fede. Poi se uno sbaglia, io mi rendo conto che ha sbagliato volontariamente e con dolo io sono perché sia punito, sia sotto l'aspetto politico che giudiziario. Però persone che rinunciano a 300, 400 mila euro di vitalizio e poi dice ma io l'accuso di peculato perché ha utilizzato 3 mila euro di cose, scusate, ma io su però, questo io però, non ci sto. Consigliere regionale, che lascia sì giustamente il finanziamento... Sì, vitalizio. Però pigliano degli stipendi, questi fari del rientro con ma io sono d'accordo! Che sia... Non è dire che in Emilia Romagna, ma qui siamo abituati ad essere esigenti. Ma io. Quindi, ma fate bene! Qui fate bene! Fate bene! Perché fate bene! Ma io ti dico, sotto l'aspetto politico, ti ripeto che sotto l'aspetto politico certamente ci sono stati degli errori, ma che ci sia sotto l'aspetto penale una responsabilità dolosa che abbia fatto apposta a volerti fregare 3.000 euro, 4.000 euro quando hanno rinunciato. Anche perché scusa, no. Il vibratore. Sì, ragazzi, ma però guardate, no, non fate così perché non è giusto. Ho capito, avete ragione, vi dico, ci sarà. Ma avete ragione, ma ci sarà certamente chi ha sbagliato. Voglio dire, sono tanti le persone. Io credo che ognuno vada visto per la propria responsabilità personale. Quindi ci saranno delle persone che hanno sbagliato e è giusto che paghino, ma ci sono anche delle persone che non è stato giusto crocifiggerle. Questo io lo dico da garantista, lo dico da persona. Dopodiché politicamente sono stati fatti degli errori, certamente sono stati fatti degli errori. L'astensionismo in qualche modo in Emilia l'abbiamo pagato, ma io non dico che, però voglio dire, non buttiamoci via, cerchiamo di essere anche sotto questo aspetto. Di approfondire le persone persona per persona. Dopodiché c'è chi ha sbagliato qua. Io
ve lo dico vedendola dall'esterno, quindi non l'ho vissuta all'interno qui in... Tra l'altro la Toscana, toccando ferro, è una delle poche regioni dove io non sono mai stato consigliere regionale, quindi no. però è una delle poche regioni dove non c'è stata l'indagine su... No, uno o due sono state. Quindi... Per il momento, Le stipendi della Toscana erano più bassi d'Italia. Quindi, però vabbè. Però ecco, dico, al di là di tutto questo, noi siamo un partito che siamo capaci anche, e dobbiamo continuare a essere capaci anche di farci l'analisi brutte, terribili, feroci fra di noi, però siamo un partito che piano piano credo ci abbia la forza, e se guardate, se non ci fossimo noi, questo paese è lui che vive in Parlamento, dove ormai i gruppi parlamentari, noi siamo l'unico gruppo che si può litigare, si litiga, qualcuno esce, qualcuno torna, qualcuno non voterà più, qualcuno rischia, però siamo l'unico partito che ha la forza di poter discutere al suo interno, e siamo un partito ancora che può essere l'architrave di questo sistema. Se fallisce il Partito Democratico, ne risente tutta l'Italia. Ecco perché io vengo volentieri, rinvitatemi quando vi volete, io sono sempre qua. Grazie.